Bentornati in studio, qui con il sindaco di Calenzano Alessio Biagioli. Si è aggiunto a noi alla discussione anche il redattore di Piano Notizie Daniele Calieri, che saluto. Buonasera Daniele. Buonasera. Allora, Biagioli, stavamo parlando delle deleghe della città metropolitana. Come dire, le chiedo solo un parere definitivo su questa cosa, per quanto riguarda poi quelle che saranno l'operatività, che deriva anche chiaramente da quelli che sono i fondi. Lì un taglio c'è stato, secondo lei si potrà riuscire, come dire, a ottemperare a tutti i servizi che poi avrà in mano la città metropolitana, sempre, diciamo, dividendoli poi tra regione e comune, come dicevamo prima? Questo è un po' la scommessa, è un po' la sfida che abbiamo di fronte. Non è scontato, perché chiaramente uno può pensare che ci siano stati anche sprechi e quanto uno voglia dire, ma poi alla fine per mandare avanti un ente ci vogliono persone, ci vuole le risorse, gli investimenti costano comunque perché rifare le strade e fare tutta una serie di azioni costa e quindi. Ora, appena avremo anche più sotto mano quello che è l'organizzazione e le deleghe che rimarranno, si capirà quello che si fa. Poi alla fine si sceglie, con i soldi che ci sono, uno sceglie le priorità e cosa fare. Va bene, allora veniamo anche a un tema della Piana Fiorentina, e poi in particolare, diciamo, consentitemi 20 secondi di lanciare anche quella che sarà la puntata di domani sera di Girotondo, perché il sindaco Biagioli sarà qui nei nostri studi in compagnia naturalmente di Andrea Vignolini, ma anche di Marco Carrai, presidente di ADF. Sto parlando naturalmente dell'aeroporto e del futuro dell'aeroporto, diciamo, anche dell'implementamento con la nuova pista che di fatto si farà. Si farà intanto di sicuro la fusione tra i due aeroporti, è già stata votata anche in Consiglio Comunale a Firenze con 20 voti a favore, è passata, è stato dato il via libera, diciamo così, alla società unica tra ADF e SAT. I voti contrari sono stati registrati da parte del Movimento 5 Stelle, astenuti anche i consiglieri Collesei e Alessio Rossi del Partito Democratico. Allora, Daniele, volevo partire da te un secondo, più che altro per chiederti, te che insomma stai continuamente a contatto con i cittadini, qual è la percezione che c'è di questo tema, perché a livello politico se ne discute moltissimo, naturalmente anche con delle divisioni, soprattutto all'interno del Partito Democratico, ma poi non è mai chiaro, diciamo, qual è la percezione che hanno i cittadini. Effettivamente questo tema dell'aeroporto com'è sentito lì sulla piana? Ma io credo che sia un problema molto più, nel senso se chi si occupa di politica era più o meno il cosiddetto uomo della strada, la maggioranza silenziosa, per utilizzare un po' un termine desueto, direi che non è che sia così particolarmente colpito dal problema dell'aeroporto nuovo, della nuova pista, della pista parallela, dei sorvoli e via dicendo. Credo che ci siano ben altri problemi molto più di pancia che interessano l'uomo medio della strada, insomma. Ad esempio, facciamo un esempio o due. Beh, ad esempio l'aumento quasi costante della disoccupazione in questa zona, dove essendoci una notevole quantità di piccole, piccolissime aziende, di piccole aziende anche artigianali, la perdita di uno o due posti di lavoro non creano notizia, non fanno notizia. Non ce ne occupiamo come mass media di queste problematiche, ce ne occupiamo quando diventano oggetto di interesse dei sindacati oppure quando interessano dei numeri maggiori. Però ecco, lo sbriciolamento di quel sistema economico che era conosciuto come il sistema economico toscano, qui sta veramente dando delle mazzate alle ginocchia dell'economia locale. Non esiste più un sistema bancario locale, perché Cassa di Risparmio ha la testa a Moncalieri, la Banca Toscana ha la testa nei tribunali più che altro
grazie al Monte dei Paschi, le storiche banche fiorentine tipo la banca mercantile che non esiste ormai da più da 10 anni, è stata conglobata nella Banca di Lodi, eccetera, 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 crea anche una minusvalenza della disponibilità di investire da parte di chi magari potrebbe essere interessato ad investire. Biagioli, allora proviamo a unire un attimo i due discorsi. Naturalmente il discorso dell'occupazione faceva Valeri è fondamentale, però chi, come dire, è fautore della nuova pista di Peretola, insomma dell'ampliamento di Peretola, dice anche quali sono opportunità di lavoro. Lei come la pensa? Ma, sai, io posso dire quello che voglio, sicuramente teoricamente può anche darsi, però bisognerebbe dimostrare che chi vuole venire a Firenze oggi non può venire perché gli mancano mezzi per venire, perché il fatto siano nuovi posti di lavoro presupporrebbe che oggi ci sia un gap per cui chi vuole venire in Toscana o in città a Firenze non ha la possibilità di farlo perché mancano i collegamenti o la possibilità di atterraggio. Dire che con l'aeroporto arriverà più turisti, arriverà più persone, sì, lo si può dire, però è tutto da dimostrare. Ecco, l'ho sentito dire tante volte, è un elemento tipico di chi vuole fare un investimento, chi vuole forzare su una trasformazione urbanistica. In questi anni tanti, quando volevano trasformare un terreno agricolo, un terreno industriale, dice sì, perché no? Perché su questo ci faranno nuovi posti di lavoro e così. Poi alla fine i terreni agricoli Diciamo si sono trasformati, ma insomma la i relazione non è così lavori diretta. non sono mai stati così diretti. Un'altra domanda, perché poi, come dire, naturalmente sulla piana insistono diversi temi e non soltanto quello dell'aeroporto, mi sappiamo c'è anche il tema dell'inceneritore, però intanto sulla questione dell'aeroporto insomma si è fatto anche un tavolo per cercare di mettere tutti insieme allo stesso tavolo, soprattutto i sindaci della piana, così servirà questa cosa a creare un dialogo, se non altro più Ma serrato? sicuramente serve perché avere più informazioni, avere possibilità di incidere, verifica, entrare nei temi con più occhi in questo momento così delicato serve e serve anche a noi amministratori cercare di essere uniti e condividere le scelte. Quindi io su quello sono convinto assolutamente che serva. E quanto poi saremmo utili e riusciremo ad interagire in maniera positiva, questo non lo so. Con i PIT in parte l'abbiamo fatto non sufficientemente, perché poi alla fine le volontà politiche dall'alto erano talmente forti che il PIT si è approvato senza le dovute verifiche preliminari. Però questa è una nostra opinione. Dopodiché ora c'è il progetto, c'è una commissione di valutazione nazionale, ci saranno tutta una serie di procedure che la legge mette a garanzia, c'è anche la Commissione europea e l'Europa e le direttive europee che garantiscono alcuni temi, vediamo quanto riusciamo a fare. Ora è un problema anche tecnico da snocciolare. Il Ma è anche una punto, questione di contropartite? ma, per qualcuno può darsi, per me no di sicuro perché io non ho contropartite da chiedere e non neanche impatti da chiedere. Io vorrei innanzitutto si sì, partisse da un concetto, no? Anche prendendo quello che dicevi prima. Dice servirà posti di lavoro, all'economia e tutto. Bene, benissimo. Però io credo che il punto principale, anche quando si fanno scelte di questo tipo, è soprattutto come si pensa la città per i cittadini. Cioè io quando penso a una scelta penso soprattutto a chi ci vive. Chi ci vive, ci lavora, no, non tanto, il turista non è fine a se stesso, il turista, l'economia non può essere fine a arricchire pochi, cioè, il turista è funzionale come motore di sviluppo di una città che però deve essere in primo luogo pensata e sviluppata per i propri cittadini, nei trasporti, nella vivibilità, nella salute, nell'ambiente. In tutto questo se maggior turismo porta maggiore benessere, ben venga, ma quando le due cose entrano in conflitto, allora io La propenderei precedenza per va data ai cittadini. precedenza alla prima. Allora, abbiamo pochissimi minuti, però insomma, vorrei provare ad andare velocemente su due o tre temi. Daniele, parto da te per quanto riguarda il discorso di Calenzano, naturalmente sui lavori dell'autostrada. C'è stata qualche polemica sul discorso del taglio di alcuni alberi. Ce lo vuoi presentare velocemente? Ma noi a Piana Notizie abbiamo ricevuto una segnalazione diciamo di un cittadino, per chi non lo conosce, ma Emilio Borelli è stato anche consigliere comunale di opposizione,
ovviamente a Calenzano qualche anno fa, un personaggio molto attivo in città, che ci ha segnalato una cosa che è però un momento di riflessione, magari anche per il sindaco, ovvero sia nei lavori per il raddoppio della terza corsia dell'Autosole, passando il San Donato in galleria. Il San Donato è quella collinetta che divide, diciamo, il capoluogo dalla strada Barberinese che viene appunto in Mugello, diciamo l'ultima galleria che si incontra venendo dal nord verso Firenze, prima di arrivare alla stazione all'uscita di Calenzano. A causa del rafforamento di alcune siepi di cipressi e del bosco cedro che si trova sulla collinetta, si renderebbe necessario l'abbattimento di alcune decine di alberi, soprattutto cipressi, alcuni dei quali vecchi probabilmente anche più di 100 anni. E ciò creerebbe una sorta di, non bella da vedere, ma una sorta di via tagliafiamme, come ce ne sono tante nei nostri boschi, che praticamente distinguerebbe il passaggio dell'autostrada che va in galleria vedendolo da lontano. E Borelli diceva: ma come il comune, quando è arrivato ad avere un rapporto con Autostrade, non ha valutato un insieme di progetti tali che mettesse in luce tutta una serie di problematiche tipo questa? Facciamo Quindi tengo rispondere la il sindaco. domanda al sindaco a Certo, questo punto. certo. Allora, la complessità della gestione dell'autostrada, si sa, è alta perché non c'è soltanto quel tema di quei 50 alberi o quelli che saranno sopra la galleria di San Donato. Tutto il nastro autostradale ha comportato il taglio di bosco. Se si va ad Avanzello, se si va alla Chiuso, anche il tratto fatto su Barberino, è chiaro dove è passata l'autostrada, lì il bosco è stato tagliato. Quindi c'è una ripiantumazione prevista di 40 ettari, in base alla legge regionale, che come recupero di bosco perso per l'autostrada, c'è anche questi pochi centinaia di metri sull'imbocco dell'autostrada. Qui il problema qual è? Il problema è che questo taglio non era stato previsto nel progetto iniziale, per il semplice fatto che essendo sopra la galleria, come tutte le gallerie, sopra non viene Poteva tagliato il mantenere. bosco, perché evidentemente c'è il pane di terra sufficiente per mantenere il bosco. Ora, nel caso specifico, all'imbocco di quella galleria, quindi soltanto nei primi 50 metri iniziali, non la linea tagliafuoco come veniva detto, perché non è quello, si parla dei primi 50 metri dell'imbocco della galleria, succede che c'è una depressione di terreno e quindi non c'è una linea naturale dall'imbocco della galleria alla sommità del monte, ma c'è una specie di avvallamento. Il che vuol dire che quelle radici di quegli alberi arrivano a un livello tale e poco rispetto alla sottostante galleria che rischiano di mettere in pericolo la stabilità degli alberi e la sopravvivenza degli alberi. Per cui per sicurezza, laddove non ci sono almeno 4-5 metri di pane di terra che possa garantire la stabilità dell'albero, questi alberi Dovranno essere preventivamente tagliati. vengano eliminati e vengano ripiantumati nella fase. Certamente sono cose spiacevoli, non ci fa piacere nemmeno a noi. Io quando c'è stato modo anche di fare lettere per salvare alcuni alberi, si sono fatte perché poi c'è anche dell'assurdità, per cui loro hanno un progetto e vanno pedissequamente sul progetto, c'era tutta la parte delle Carpugnane dove nel cantiere era previsto l'espianto di tutti gli olivi. Ora siamo intervenuti, lì si sono fatte espiantare dove, espiantare vuol dire levare Sì, per poi per poi rimetterli, rimettere e l'altro soltanto però dove era interessata ai cantieri, inutile levarli tutti dove non era interessata ai cantieri. Qui purtroppo c'è un problema di sicurezza e quando si va sulla stabilità e sul rischio di crollo di un albero con gli operai sotto, su quello anche noi si può possiamo far rischiare. poco. Va bene. Quindi come dire, si cercherà di fare il meglio, di farli rimettere, però rispetto a tutta la questione dell'autostrada non credo sia il problema maggiore. Ecco. Allora, siamo davvero in chiusura, purtroppo devo chiudere, voglio ricordare però che insomma, Calenzano anche per quest'anno ha vinto, diciamo, è arrivato, ha raggiunto il primo posto come virtuosismo nella differenziata, lo ha detto Quadrifoglio naturalmente, Nell'area nell'area fiorentina, fiorentina, sì, è un primato che questo comunque specifichiamo. avete da tempo. Le voglio fare però una domanda velocissima, è stata proposta da Baratti di Forza Italia, un suo consigliere, facciamo una celebrazione per ricordare le vittime delle foibe.
risponda il sindaco. Ma, io non vorrei approfondirla bene, perché la manifestazione, allora, un conto è il ricordo, un conto è la memoria. Le foibe non a caso si chiama giornata di ricordo, ma il ricordo è una questione personale, per cui un dramma vissuto molto anche fatto da parte con la pacificazione, perché quando c'è la pacificazione c'è bisogno anche sapere mettere da parte quelli sono i drammi e non mettere da parte la memoria. Questo è un punto che bisogna tenere, perché nel dopoguerra e durante gli ultimi giorni della guerra sono stati fatti tanti, perpetrati tanti fatti spiacevoli, comprese le vendette e tante altre cose. Però su quello credo giustamente si sia sempre cercato di tenere da una parte, perché c'è un momento in cui poi il popolo da una guerra civile deve uscire e in qualche modo alcune cose vanno messe da parte. È giusto ricordarlo, è giusto dispiacersi ai morti, però io non sono mai stato favorevole a farne una cosa di memoria collettiva come è stato per quanto riguarda la liberazione dei campi di sterminio o altri fatti che sono appunto parte della nostra storia. Lì è molto più complessa di come ci verrà raccontata. Tanti sono anche gli slavi che sono morti nelle foibe, tante sono le questioni che gli italiani hanno sulla coscienza nei mesi precedenti sul lato dell'Italia. E poi ricordiamolo sempre: questo soprattutto è una pagina triste della nostra storia, in una parte di territorio italiano che il fascismo aveva regalato alla Germania, e per questo abbiamo perso per sempre. Va bene, è tutto per questa trasmissione. Grazie Daniele Calieri per essere stato con noi, insomma, per averci dato anche qualche, come dire, spunto di riflessione proprio sul territorio di Calenzano. Grazie ovviamente al sindaco di Calenzano, Alessio Bosioli, per essere stato con noi. Buonasera a voi. Ospite domani sera di Girotondo, parlerà di aeroporti insieme a Marco Carrai. Lo ricordo ancora una volta, l'appuntamento alle 21:20. Malacoda invece torna domani sera, come di consueto, alle 19:00. Buonasera.